Il villaggio, capitolo 3. Ah, che bello il villaggio. 55 monete e dobbiamo raggiungere la porta rossa, ma soprattutto questo è uno dei livelli più belli in cui appare lui. Allora, non mi ricordo se appare in più di un livello, sinceramente, però questo è sicuramente uno dei più belli da che mi ricordo, veramente. E quell'uccellino verde che si confonde insieme alla pianta. Allora, fammi un attimo vedere, io non mi ricordo le varie combinazioni qua, vediamo. Se abbiamo detto questo qua. No, non si è aperto. Si apre quello là, ok. Quindi questo di qua. Allora, credo che le combinazioni siano queste. Quello davanti, sempre attivo. Questo apre quello lì. Questo non apre nulla. Forse servono i vasi o c'è bisogno della combinazione diversa. Comunque, iniziamo allora. Prendiamo questo di vaso e lo mettiamo qua. Allora, fammi un attimo vedere se c'è qualche segreto. No, non c'è nulla. Andiamo di qua. Sto Sto saltando, saltando! salto! Guarda che Cosa vuoi, salto! vecchio? Se avessi quattro palloncini, li userei per uscire di qui! Ah, beh, certo. Se avessi quattro palle! Saresti una mongolfiera se avessi quattro palle, vecchio. Tra l'altro, ho guardato una speedrun di questo gioco perché ho detto, chissà se ci sono speedrun di questo gioco e con quanto tempo ci vuole per completarlo. Togliti di mezzo! Ecco qua, di qua, di Cusco. Sta arrivando un lama! Allora, aspetta. Non li vedo tutti. Sarebbe servita volentieri una minimappa. Preso. Per vedere quanti conigli c'erano almeno. La Madonna, quanta roba. E questa era una di quelle prove a tempo che vi dicevo che prima o poi si sarebbe chiusa. Ok, quindi questa parte segreta siamo a posto. Spostiamo questo. Mettiamolo qua. Non si apre nulla. Spostiamo questo. Mettiamolo qui. E si è aperto quello di qua. E quindi se... Scusami, giusto per... Ok, no, non apre nulla. Perfetto. E allora avanziamo di qua. Una degli shortcut che ho visto era saltare tutto questo pezzo facendo così ogni volta, prendendo pochissimi boost per la velocità e saltando, facendo sostanzialmente così. Continuamente, per tutta la speedrun. Dove vai? Ecco, appunto. Mentre noi, bene o male, uno giochiamo normale e due cerchiamo anche di prendere tutto quanto, quindi... Allora, prima... No, ecco qua appunto. Sto Sto saltando, saltando! salto, guarda che salto! Ecco qua. Ecco fatto. Noi dobbiamo prenderci un po' tutte le monete, soprattutto uno perché... Così, completismo personale, sfida, tutto quello che vuoi, ma soprattutto perché ci sono anche da prendere le bambole. Questo vuol dire che comunque... Trova la pentola col denaro prima dello scadere del Ok. tempo. Va bene. Mi chiedo se ci sia, eccola qua, la vera pentola col denaro oppure bisognava romperle tutte, stavo per dire. Altra prova a tempo e credo che abbiamo già fatto tutti i segreti. No, mi sa che abbiamo già fatto tutte le zone segrete. Più che altro mi... Scusami, non ti faceva vedere... No? Se avevi già trovato tutti i segreti? Vabbè, mi ricordavo male. E ci mancano poche monete già. Tutte le monete che tra l'altro prenderemo nella prossima zona. Dai, dai. Ecco, tipo, lui faceva il salto qua, saltava qui nell'angolo, saltava qui ed ecco arrivato la pozione. Sono una tartaruga. Sono una ruga. Aspetta che arrivo. Calma. Non sono più giovane come quando avevo 80 anni. Ah, Kronk. Amatissimo e carissimo Kronk. Se non sbaglio non perdo neanche troppo tempo, ma non credo ci siano monete qua. Sono tutte qua sul percorso. Arrivo, Kronk, dammi un attimo.
sono vecchio. Ciao, tartarughina, sei qui per la gara annuale del villaggio? Io? Gareggiare? No, non credo. Oh, peccato. Bene, perché se mi avessi battuto... Battuto? Avresti vinto questo splendido trofeo. Kronk ha preso un altro idolo rosso. Ne avrò bisogno per uscire da questo posto ridicolo. Bravo, Cuzco. Perché non l'hai detto, Kronk? Andiamo! Punto di controllo. Ma poi non si fa domande sul fatto che una tartaruga gli sta parlando. Vabbè che è Kronk. A Kronk parlano anche gli scoiattoli, quindi... Una tartaruga... Credo sia almeno dei problemi per lui. Ecco qua. La curva, la curva. Tra l'altro Kronk quanto è vicino. Lo sento proprio che mi sta sul fiato, col fiato sul collo. Tra l'altro lì ci sono due ponti. Ora io non ricordo se Kronk è... Come si dice? Ok, abbiamo perso una moneta che tra l'altro tra poco riprenderemo. Non mi ricordo se Kronk è abilitato a prendere le scorciatoie, ma credo che lui prenda sempre il percorso più largo. Ho perso. Dammi quell'idolo rosso. Non sono andato molto bene. Vieni, prendilo tu il trofeo. Grazie, Kronk. Punto di controllo. Buia! Punto di controllo. Con gli uccellini con quegli occhi lì, santo cielo. Cli, 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 cli. Aspetta che arrivo, pozione. Dammi un attimo. Sono una tartaruga. Sono di nuovo un lama. Ah, santo cielo, questo gioco. Allora, prendiamo le ultime monete che erano rimaste. E il pupazzo. Perfetto, livello completato in 8 minuti di video. Non male. Direi che non c'è nient'altro da cercare. Andiamo già verso l'uscita. Bah! Perfetto, capitolo 3 completato. Il villaggio, capitolo 3. Vuoi salvare? Certo.